Shalom Ekunam. Buongiorno a tutti e bentornati sul canale Filosofo di Strada. Continuiamo il nostro percorso sull'Antico Testamento analizzando un tema, direi centrale, in quello che è proprio la Bibbia, ma non solo la Bibbia ebraica, quella che è la Bibbia un po' di tutte le confessioni, anche cristiane. Analizziamo quindi i 10 comandamenti. Volevo farne un'analisi un po' più letterale rispetto agli altri video, perché chiaramente per essere compresi bisogna che vi sia anche un'analisi strettamente letterale. Cosa sono i 10 comandamenti? Beh, nei libri della Torah, il Pentateuco, vengono denominate Ezer Adibrot. Qual è la differenza? La differenza è che se facciamo una traduzione di Ezer Adibrot, possiamo tradurre 10 consigli. Al massimo la traduzione potrebbe essere 10 parole, ma non c'è un riferimento preciso a comandamenti. Adibrot è la forma plurale di diber, diber vuol dire parola, al massimo vuol dire consiglio. Quindi diciamo che la traduzione comandamenti è perlomeno arbitraria. Però, diciamo così, sembrerebbe anche appropriata perché sembrano dei veri e propri ordini, per cui chiamarli comandamenti in linea di massima non è così completamente errato. Però vedrei di passare subito a quello che è il contenuto dei comandamenti e poi di vederne anche una piccola storia, ma analizziamoli uno a uno, guardandoli proprio direttamente, ma nella versione ebraica tradotta in italiano, perché sappiamo che poi la cristianità ne ha modificato l'ordine e alcuni li ha anche tolti. Quindi non sono precisamente gli stessi, specialmente nei primi che sono leggermente rivoluzionati, accorciati e comunque, diciamo così, cambiati nella loro terminologia. Il primo comandamento dice: Io sono il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto, dalla condizione di schiavitù. Non avrai altri dei di fronte a me. E qui si ribadisce l'importanza dell'unicità del Dio con questo popolo, il popolo ebraico. Dice, sono il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Quindi si riferisce al popolo che ha fatto uscire dal paese d'Egitto, gli ebrei. Il secondo, non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo, di ciò che è qua giù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. Non ti prosterai davanti a loro e non li serverai, perché io, il Signore, sono il tuo Dio. Un Dio geloso che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostra il suo favore fino a 1000 generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Qui è chiaro il riferimento a non farsi immagini e sculture da adorare. Non è un divieto a farsi immagini o sculture, è un divieto a sacralizzare immagini e sculture facendone un'adorazione divina. Quindi parliamo di proprio trasfigurazione del soggetto, trasfigurazione del metodo. Quindi non si possono fare statue o pitture o qualsiasi altra cosa e denominarle come Dio, farne un idolo. Quindi questo è il divieto. Il terzo dice: Non pronuncerai invano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascerà impunito chi pronuncia il suo nome invano. Qui viene spesso, diciamo così, valutato come non bestemmiare. In realtà non nominare il nome di Dio invano intende più che altro non chiedere a Dio quelle cose che sono un tuo tornaconto personale. Quindi non è tanto il non bestemmiare, è il rivolgi il tuo appello, la tua preghiera, la tua richiesta, chiamiamola come vogliamo, a Dio quando sei nella stretta necessità. Il quarto dice: Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. 6 giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio.
Tu non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né la tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo, la terra e il mare, e quanto in essi, ma si è riposato il giorno settimo. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro. Qui si riferisce chiaramente a onorare il giorno del sabato, anche se poi nella cristianità verrà tradotto con ricordati di santificare le feste, che proprio non compare nei comandamenti originali. Il sabato è il giorno del riposo, il sabato è il giorno consacrato alla divinità, nel quale non si fanno i lavori pesanti. C'è poi una serie di lavori che non devono essere fatti, ma lì sarebbe lungo, anche perché non si può più fare un paragone tra quella che era la vita di 3500 anni fa e quella di oggi, quindi molti divieti sono oggi inapplicabili, sono fuori luogo e fuori tempo. Però sappiamo che qui dice che il sabato è il giorno della santificazione, il sabato è il giorno dedicato a Dio, alla divinità. E in questo giorno si riposa, ma si riposa tutto. All'epoca era molto importante il lavoro sulla terra, il lavoro dell'agricoltura, ma anche quello della pastorizia. Quindi era importante che chi lavorava si riposasse, ma che si riposassero anche gli animali e soprattutto che si riposassero anche i forestieri, perché nel momento in cui si risiedeva insieme al popolo ebraico si era parte integrante di esso. E soprattutto si ricorda di trattare alla stessa maniera i forestieri, perché? Perché anche gli ebrei furono stranieri in terra di Egitto e quindi non si devono dimenticare le difficoltà che può provare una persona estranea, che può provare una persona inserita in un contesto sociale diverso da quello a cui abituato. Il quinto dice: onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore, il tuo Dio. Padre e madre sono generatori di vita, e quindi è chiaro che dobbiamo onorare i nostri generatori di vita. Attenzione, onorare vuol dire rispettare, vuol dire portare rispetto, vuol dire portare quell'attenzione di cui i nostri genitori hanno bisogno. Qui non parliamo di sottomissione o di adorazione dei genitori, parliamo di sano rispetto nella conduzione di quello che è il rapporto con i nostri genitori, che non dimentichiamoci, comunque sono datori della nostra vita. E quindi questa è una cosa importante. Vi è considerazione agli occhi del divino per chi rispetta i propri genitori. Il sesto è non uccidere. Qui siamo nei comandamenti che non hanno bisogno di una lunga spiegazione. Non commettere adulterio. Il non commettere adulterio, chiaramente si riferisce al fatto di non avere rapporti extraconiugali. Le persone sposate comunque sono tenute a non commettere adulterio. Questo chiaramente non riguarda le persone che non sono sposate, le persone che sono libere. Quindi non è un divieto nel avere rapporti intimi. È una restrizione a dire se una persona sceglie di sposarsi deve, diciamo così, mantenere i rapporti intimi nell'ambito della coppia. Non rubare è, sappiamo tutti, no? Non appropriarsi delle cose degli altri, sembra evidente. Il nono è non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Questo viene spesso preso come non bisogna dire le bugie. In realtà non bisogna dare una falsa testimonianza, non bisogna mettere un'altra persona nella condizione di essere accusata, nella condizione in cui gli venga imputato qualcosa che non è reale. Poi in linea di massima, certo, non bisogna mentire, ma in un certo senso nella Torah viene considerata quella che è la retta parola.
Cos'è la retta parola? È anche avere una parola di riflessione, di pensare a quello che si dice, di pensare a volte che magari è meglio non dire niente, o a volte si può anche dire qualcosa magari di diverso, non proprio conforme, per salvare una situazione, per non mettere in allarme le persone, quindi ci vuole discernimento. E questo si dice non dare falsa testimonianza, non causare danno agli altri. Ma dire sempre la verità vuol dire avere un comportamento che sia consono, un comportamento che non possa danneggiare gli altri. Ecco che ci vuole l'uso del discernimento. Il decimo è non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo né la sua schiava, né il suo bue né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Qui potremmo rimetterlo insieme a non rubare, non desiderare. In questo senso la cristianità ne ha fatto un famoso parallelo con il peccato del pensiero, no? Tu certe cose non le devi neanche pensare, perché già pensarle è un peccato. Questo decimo comandamento non è proprio così. Il fatto di non desiderare è il fatto di cercare di allenare la propria mente a non concentrarsi su queste cose, a pensare che quello che abbiamo è nostro e non dobbiamo desiderare quello degli altri. E per fare questo ci vuole, diciamo, quello che si chiama un piccolo lavoro di contenimento, un piccolo lavoro su se stessi, allenarsi a non avere pensieri per queste cose. Ma certo non possiamo essere puniti perché ci viene un pensiero, è assurdo. Quindi questo decimo comandamento ci invita più che altro a cercare di tenere un comportamento consono, a cercare di non concentrarci su queste cose in maniera che non prendano possesso della nostra mente, sostanzialmente questo. Quindi questi sono letteralmente i 10 comandamenti. 10 comandamenti dove sono stati dati? Sono stati dati per tradizione sul monte Sinai a Mosè. Sono stati consegnati dal divino. Curiosità è che quella che abbiamo noi è una seconda versione, perché vi ricordate la storia, il vitello d'oro. Mosè rimane sul monte Sinai per 40 giorni e gli israeliti rimangono giù a valle. E dopo molti giorni che non vedono arrivare Mosè, si fanno il famoso vitello d'oro da adorare perché non hanno un Dio. Qual è il risvolto di questa storia? Beh, dobbiamo tenere presente che Palestina e Galilea, piccolo pezzo di terra, erano comunque abitati da tantissimi popoli che adoravano divinità diverse. Quindi gli israeliti in quel momento si trovano dove? Si trovano in un territorio dove il Dio che viene adorato è il Dio Baal. Qual è il simbolo del Dio Baal? È il giovane toro. Quindi quando viene tradotto il vitello d'oro, in realtà è una traduzione errata. Il Tanakh parla chiaramente di giovane toro. Cosa fanno gli israeliti? Essendo in un territorio nemico, essendo in un territorio dove l'adorazione era per il dio Baal, beh, si costruiscono un giovane toro. Quindi fondono il loro oro, fanno questo giovane toro, e in maniera che se qualcuna delle tribù che adoravano Baal passasse di là, beh, potevano vedere l'immagine del vitello d'oro. Quindi, oltre a avere, diciamo così, una forma che viene detta di idolatria, possiamo vedere che in realtà usano anche una forma di protezione, si proteggono da quello che poteva essere, no? Magari l'interesse dei loro vicini. Quindi ecco perché viene fatto il vitello toro. Questo non fa comunque star meglio Mosè, che quando scende dal Sinai si arrabbia e, se vi ricordate, sbatte le tavole sulla roccia e le distrugge. Quindi, in un certo senso, se vogliamo fare una piccola riflessione, quella che abbiamo noi è la seconda versione. Mosè tornerà su, ripasserà altri 40 giorni, riceverà di nuovo le tavole
e tornerà a giusta volta con i comandamenti definitivi. Il piccolo giallo che abbiamo in questa storia è che di fatto non sapremo mai cosa c'era scritto veramente nelle prime tavole e se le prime tavole sono veramente, no, uguali alla seconda stesura dei comandamenti. Una piccola così leggenda cabalista dice che quando Mosè tornò giù, tornò con 7 comandamenti che gli aveva dato il Signore e 3 che aveva aggiunto lui perché era arrabbiato da morire col suo popolo, ne aveva ficcati altri 3 a lui, no? Per, diciamo in un certo senso, punire questo popolo, come dice spesso la Bibbia, di dura cervice. Bene, così volevo concludere questo video un po' diverso, fatto in maniera totalmente letterale, ma perché anche la parte letterale ha il suo fascino. Io sono molto interessato a queste cose, veramente mi piace leggerle. Non è un fattore di crederci o no. Ne abbiamo già discusso e lo sappiamo che non è tutto da prendere in maniera letterale, lo sappiamo che molto può essere considerato mito o leggenda. Però questo nulla toglie anche alla lettura strettamente letterale. E la parte dei comandamenti è una parte interessante. Direi che molte sono regole di vita. Molte sono regole di vita che noi abbiamo nel nostro spirito, abbiamo nella nostra anima, non abbiamo bisogno di sentircele dire. E molte cose, anche quando vengono fatte, sappiamo se sono giuste o se sono sbagliate, non abbiamo bisogno dei comandamenti. Però questa è una lettura, secondo me, interessante, è un piccolo diversivo. Stacchiamo un po' e prendiamo un po' più le cose alla lettera e alla leggera. Vi ringrazio come sempre di avermi seguito, vi auguro una serena giornata e grazie ancora. Leitarò le kulam, un arrivederci a tutti, grazie.